Ecco qua, è il 12 di febbraio e io ho ancora l'albero di Natale da disfare. Sono partita il 1° di gennaio e avrei dovuto tornare dopo circa 15 giorni. E mi ero detta, vabbè, lo disferò quando torno. Ma pensando questo mi sono anche detta, ma vedrai che io non tornerò così presto per disfarlo. Me lo ero proprio sentita. Mi ero sentita che qualcosa mi avrebbe trattenuta e non mi avrebbe permesso di tornare a gennaio per disfare l'albero. E avevo ragione. E avevo pensato, se non farò in tempo a tornare perché rimarrò tra sarò trattenuta per cose poco piacevoli e quindi tornerà prima mio marito, sarà meglio almeno togliere la pallina che più amo in assoluto dell'albero di Natale, perché così perlomeno, siccome mio marito si sì, fa attenzione, però a volte è molto distratto, insomma avevo paura che la rompesse e quindi ho detto vabbè, almeno togliamo quella, così almeno quella si salva e la pallina in questione è questa. Eccola qua, quella che avevo comprato quest'anno. Infatti anche qua, come vedete, ci sono ancora un po' di decorazioni natalizie. Insomma, è tutto come avevo lasciato. E ora dovrò disfarlo. Però io lo sentivo quando sono partita che sarebbe successo qualcosa per cui l'albero non avrei potuto disfarlo poi in tempi relativamente brevi. Me lo sentivo proprio. Perché noi a volte abbiamo delle sensazioni molto forti. Almeno a me capita, ma sono sicura che capita a moltissimi di voi e potrebbe capitare a tutti. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come avete visto nella prima parte di questo video, io praticamente ho disfatto l'albero adesso, nel senso che sono arrivata pochi giorni fa e mi sono ritrovata oggi, cioè il 14 di febbraio, non so quando andrà in onda questo video, però oggi è il 14 di febbraio e io per la prima volta in vita mia ho disfatto l'albero di Natale il 14 di febbraio, cioè ho trascorso un 14 di febbraio a disfare l'albero di Natale, anziché a pensare eventualmente di festeggiare San Valentino. In realtà stavo preparando un altro video, quello sui tarocchi, però poi mi sono detta che forse sarebbe stato il caso di fare anche questo video qui che sto facendo ora e che sto facendo veramente a braccio perché l'ho deciso così adesso, prima di prepararmi per andare a dormire. Perché faccio questo video? Perché alcuni di voi, cioè l'idea mi è venuta perché ho visto che alcuni di voi, sia privatamente sia in alcuni commenti, hanno chiesto come si può fare. Alcuni mi hanno chiesto come si può fare per riuscire a sentire i propri cari che non ci sono più. Altri come si può fare per comunicare in qualche modo con quello che io chiamo il mondo che ci sta accanto, che è un mondo invisibile, ma che poi così invisibile per secondo me non è. Ovviamente io la risposta non ce l'ho, nel senso che non pretendo assolutamente di insegnare niente a nessuno, questo sia chiaro. Però posso, come sempre faccio, raccontarvi quella che è la mia esperienza. Allora, secondo me tutti possiamo sentire i segnali del mondo che ci sta accanto.
Basta aprire quelli che io chiamo i canali. Non è una cosa semplicissima, ma non è una cosa difficile. Dovrebbe venire abbastanza spontaneo a tutti noi. E che noi non prestiamo attenzione molto spesso. Cioè, i segnali noi li abbiamo praticamente quotidianamente. Solo che a volte non li sentiamo. Noi non siamo in ascolto. Un modo per riuscire ad ascoltare è quello di ascoltarci, tanto per cominciare, e di connetterci con il nostro io più profondo. E poi da cosa nasce cosa, da lì si parte e si riesce anche a connettersi con quello che c'è, che ci sta intorno, che ci circonda. Come fare? Beh, moltissimi dicono che per farlo bisogna, per esempio, meditare. E ci sono tanti modi per meditare, ci sono tanti tipi di meditazione. Io dico che la meditazione è importante, ma anche la preghiera è una forma di meditazione. Io, per esempio, prego e dico il rosario. Però non sto dicendo questo perché voglio convertirvi a credere, o men che meno a diventare, se non lo siete, cattolici. No, assolutamente tutto questo non è fuori discussione. Anche perché io penso che il Dio è unico. Magari lo chiamiamo con nomi diversi a seconda della religione alla quale noi crediamo, però il Dio è uno solo ed è quell'unico e solo Dio a cui noi miriamo, a cui noi tendiamo. C'è chi già se ne rende conto che noi praticamente siamo qui su questa terra in un cammino verso appunto quell'unico Dio. Quell'unità che ci ha creati. C'è chi se ne rende conto dopo, ognuno ha i suoi tempi e probabilmente forse ci vogliono magari anche più vite per riuscire a raggiungere quell'unico, quell'unità a cui tendiamo e dalla quale noi deriviamo. Quindi, dicevo, lungi da me il voler convertire nessuno a nessun tipo di fede, men che meno alla fede cattolica alla quale io credo. È semplicemente, come dicevo, che tutti noi tendiamo inconsciamente o consciamente al raggiungimento di quell'uno che è un solo Dio. Chiamatelo come volete, ha più nomi, però un Dio è unico. Questo è ciò a cui io, ciò di cui io sono fermamente convinta. Comunque dicevo, il rosario, la preghiera, la meditazione fanno praticamente, perché la meditazione serve ad attivare meglio le nostre, come dire, la nostra capacità sensoriale, perché abbassa, cioè e la meditazione ci porta fra le onde alfa e le onde teta. Con la meditazione o con la preghiera, le nostre onde cerebrali sono sospese in un certo senso. C'è un grado di sospensione della frequenza tra le onde alfa e le onde teta. E ci avviciniamo meditando sempre di più alla frequenza delle onde teta, che sono quelle appunto della meditazione, della creatività. E quindi quelle che ci aprono maggiormente a accogliere i dati sensoriali sensibili, diciamo così. E ripeto, io da quando mi sono riavvicinata, perché io non sono sempre stata, cioè io sono stata allevata nella religione cattolica, sono sempre stata più o meno credente. Però c'è stato un periodo della mia vita in cui io mi sono un po' allontanata dalla religione. Poi col tempo mi ci sono, per vari motivi, vicissitudini personali, riavvicinata.
La preghiera per me è importante. Recitare il rosario è importante, sia per fattori appunto di credo religioso, sia anche perché la preghiera innanzitutto mi calma. E poi noi non siamo abituati a chiedere. Se noi chiediamo, le cose, gli aiuti ci arrivano. Perché gli angeli, gli spiriti guida, i santi ascoltano e accolgono le nostre preghiere. Io, per esempio, mi sono riavvicinata alla religione, l'ho già detto in un altro video, ma chi non l'avesse visto, o comunque chi mi conoscesse e seguisse questo canale da poco, magari non lo sa, mi sono riavvicinata alla religione grazie a Padre Pio. Che io in un primo momento ero un po' dissacrante nei confronti di questo santo, però lui mi è venuto a cercare. E tra l'altro, leggendo poi mi sono accorta che non sono l'unica, cioè a tante persone è capitato di essere cercate da Padre Pio ed erano persone che magari si erano allontanate dalla religione o addirittura non credevano. A me è anche capitato. Mia mamma era a Marsiglia, era in sala di rianimazione dopo aver fatto un'operazione molto importante. E mentre io aspettavo fuori dalla sala di rianimazione, ho visto un frate ed era Padre Pio. Di lì poi è iniziata la mia attenzione nei confronti di questo santo. Non è che quando l'ho visto, cioè ho visto questa figura. Ma questo non è che mi ha riavvicinata subito a lui, sono stata un po' quasi come San Tommaso. Perché vi dico questo? Perché mi avete chiesto come si può fare a cogliere certi segni. Ecco, allora, nel mio caso io riavvicinandomi alla religione e pregando, mi sono accorta che certi segnali arrivano. Soprattutto Padre Pio me ne ha dati un sacco. Ed ecco il motivo per cui faccio questo video adesso. Quando io sono andata via, io il 1° di gennaio sono partita perché mio marito aveva le vacanze e io e lui abbiamo preso appunto la macchina e siamo andati a fare queste vacanze. Abbiamo lasciato l'albero di Natale a casa. Non avevo voglia di disfarlo il 31 di dicembre. E abbiamo festeggiato il Capodanno con l'albero di Natale. Poi mi sono detta, vabbè, lo disferemo quando torneremo. Avevamo poche settimane di ferie. Però io, mentre dicevo questo, fra me e me, guardando l'albero, dissi, io sono sicura che quest'albero non lo disfo. Perlomeno non lo disfo subito, ero sicura che non sarei tornata nei tempi che avevamo prestabilito. E questa è una sensazione che io avevo avuto, ed è una sensazione giusta, visto che poi, come vedete, l'albero l'ho disfatto effettivamente molto dopo, perché sono arrivata di nuovo qui molto dopo. Ho dovuto fermarmi perché ho avuto un problema di salute, che poi ho risolto. Ma questo problema di salute era se dovevo o no fare un'operazione. Alcuni medici mi dicevano di sì, altri mi dicevano di no, e io non sapevo assolutamente che pesci pigliare perché io non sono medico. Allora, cosa è successo? È successo che a un certo punto io poi mi sono operata al Gemelli Isola, all'Isola Tiberina. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, è un ospedale che io credevo un po' fatiscente, e invece la parte che adesso appunto è in mano al Gemelli, è come il Gemelli, come l'ospedale Gemelli. Lo dico per chi magari è a Roma, questa potrebbe essere un'informazione utile. Io mi sono trovata veramente bene. È vero, è stato il reparto solventi, ma i medici che mi hanno curata sono medici che curano anche le persone col servizio sanitario nazionale e le trattano nella stessa maniera.
mi sono trovata bene, è stato tutto il personale è stato un ottimo personale, gentili, amorevoli, molto attenti ai pazienti. Non sapevo però se operarmi lì oppure se operarmi in un'altra clinica. Quando sono andata al Gemelli Isola, cioè al Fate Bene Fratelli, perché avevo appuntamento col chirurgo che conosco, perché è un gastroenterologo che mi segue da un po' e verso il quale nutrivo una grande fiducia come chirurgo, appunto, pensavo fra me e me, ma mi faccio operare o non mi faccio operare? Mi faccio operare qui o non mi faccio operare qui? E cercavo dei segni e mi dicevo, Padre Pio, dammi un segno. Vado nella sala d'aspetto dove poi avrei dovuto essere ricevuta dal chirurgo, alzo lo sguardo e vedo che c'era un orologio da parete e c'era il volto di Padre Pio in questo orologio da parete. Io questo segno l'ho colto. Poi continuava però a rimanere. Allora, questo chirurgo molto professionale, molto coscienzioso, mi disse che secondo lui sì, potevo anche operarmi, ma intanto non era necessariamente una cosa così urgente da dover fare. Io però avevo, se io devo, col dubbio non ci volevo rimanere, per cui mi sono detta se questa cosa la devo fare prima la faccio meglio è. Ho un'assicurazione, per cui usufruirò dell'assicurazione così accorcio i tempi e la faccio appunto il prima possibile. Il punto però rimaneva. Allora, il dubbio se operarmi lì oppure no l'avevo risolto perché avevo visto questo orologio con l'immagine di Padre Pio e quello per me era stato un segno inequivocabile. Però rimaneva appunto il dubbio se fare o meno questa operazione perché, fermo restando che nessun medico si era preso la responsabilità, tranne uno, di dirmi che non era così strettamente necessaria questa cosa, restava però il fatto che avrei cioè, alcuni medici mi hanno detto di farla, in primis il mio medico di base. E allora io ho cominciato a pensare e a ripensare e ho detto anche lì, Padre Pio, ma che cosa faccio? Chi ascolto? Io dentro di me dicevo che a quel punto ero abbastanza convinta di farla questa operazione perché non volevo rimanere con dubbi di poter poi avere eventualmente un giorno problemi di salute più seri legati al non aver fatto questo tipo di operazione. Però mi dicevo non sono un medico, come faccio se prendo decisioni sbagliate? Quindi dicevo Padre Pio, aiutami tu. Sono andata a dormire con questo pensiero e con questa richiesta. Il giorno dopo apro YouTube. Io seguo sempre i video su Padre Pio, che il santuario di San Giovanni Rotondo, Padre Pio TV mette online. Ogni giorno esce un video. Quel giorno lì, il video che è uscito aveva come titolo, ve lo leggo perché non voglio sbagliare, voglio essere precisa, c'era il titolo di quel video di quel giorno era Padre Pio mi disse, fai quello che tu vuoi e non quello che gli altri vogliono che tu faccia. Io avevo chiesto il giorno prima a Padre Pio un consiglio, perché dicevo io mi opererei, però c'è chi mi dice che lo devo fare, c'è chi mi dice che non lo devo fare. E Padre Pio mi ha risposto, cosa faccio Padre Pio? E Padre Pio mi ha risposto, perché il titolo di quel video di quel giorno era quello. E io la sera prima avevo fatto quella domanda. Ripeto, se noi chiediamo, io sono devota a questo santo. Si può chiedere agli angeli, si può chiedere a chi voi credete, insomma, però noi non siamo abituati a credere, a chiedere, ho notato. Perché forse siamo un po' diffidenti, forse perché non crediamo abbastanza, non abbiamo fiducia, invece bisogna averla questa fiducia. Domandando, si attivano dei canali. Si aprono certi canali, uno domanda, domanda aiuto a ciò che c'è intorno
e le risposte arrivano. Io non vi voglio convincere. Vi potete convincere voi stessi da soli. Basta che ci proviate, provate, chiedete e vedrete che le risposte arriveranno, magari non subito, però arrivano. Questo è un dato di fatto. Poi è chiaro, io sento spesso che dicono, ma io ho chiesto, però non sono stata accontentata. Non è detto che possiamo sempre essere accontentati. Non è detto che quello che noi chiediamo, se viene realizzato, è per il nostro bene. Magari per il nostro bene non deve essere realizzato. Quello che però è importante è chiedere con il cuore aperto e chiedere fiduciosi che qualunque sia la risposta, sarà la risposta giusta per noi. Per farlo, appunto, bisogna meditare, bisogna pure pregare, insomma bisogna attivare le onde teta, le onde che sono quelle del rilassamento, perché se noi non siamo rilassati non riusciamo a sentire questi segnali. Ecco, mi avevate chiesto come si può fare, ecco, questo è un modo, è il modo che uso io, quello di pregare moltissimo, con fiducia e con fede, ma so anche che si può. Perché non è detto che uno debba per forza credere nella religione in cui credo io. Si può credere in un'entità però, perché l'entità c'è, è quella a cui noi tendiamo. E si può quindi cercare di raggiungere questa entità meditando. Meditando, meditando, meditando. La meditazione aiuta tantissimo sotto la forma che voi preferite. Ci sono tantissimi modi tipi di meditazione. Così facendo, però, noi abituiamo noi stessi a fare un tipo di ragionamento che non è quello razionale. È un ragionamento più meditativo, appunto, che però è quello che ci mette maggiormente in contatto. Prima di tutto con la nostra anima e poi con ciò che c'è intorno e che ci circonda. Non so se questo video sarà utile, spero di sì. Questa è la mia esperienza personale. Tra l'altro poi chiudo parentesi, parlando con il chirurgo dopo che sono arrivati i risultati e fatta l'operazione. Il chirurgo mi ha detto che poi alla fine avevo fatto la decisione di operarmi, probabilmente era stata una decisione giusta. Poi le conseguenze di certe operazioni, di certe cose, boh, non si possono mai sapere, staremo a vedere nel futuro, eccetera. Però era una cosa giusta. E io, tutto sommato, questo dubbio non ce l'avevo più poi alla fine. Perché mi era venuto in mente nel frattempo un'altra cosa. Allora, quando io avevo scoperto di avere un determinato problema, che quindi poi sarebbe stato un problema che avrebbe potuto portarmi eventualmente un giorno ad operarmi, ero andata a farmi un'ecografia, una seconda ecografia per confrontarla con un'altra che avevo fatto con quella mia radiologa, in una clinica. A Monteverde Vecchio dove abitavo all'epoca, e anche lì mi avevano detto che per il momento la cosa era sotto controllo, insomma, bisognava appunto monitorarla, ma insomma, non c'erano grosse difficoltà, grossi problemi, quindi non nessuno mi aveva detto che avrebbe dovuto operarmi. Io esco da questa clinica. Quindi non quando ero dentro la clinica, perché lì sennò qualcuno di voi potrebbe giustamente dirmi, beh, per forza che senti l'odore di alcol etilico, sei in un ospedale. No, esco dalla clinica, dove peraltro tra l'altro non avevo sentito nessun odore di alcol etilico, eccetera. Però insomma esco, faccio due passi, mi avvio, vado verso via Poerio e sento così all'improvviso un fortissimo odore di alcol. L'alcol, l'odore che si sente di alcol negli ospedali, insomma. E mi sono detto, ma perché sento questo odore? Padre Pio ha dei profumi. Io avevo già avuto un'esperienza con i profumi di Padre Pio quando avevo sentito un odore di violetta, perché stavo chiedendo a Padre Pio una grazia particolare. E mentre chiedevo questa
questa grazia che era da un po' che pregavo per avere, a un certo punto ho sentito all'improvviso un forte e intenso odore di violetta. Torno a casa, mi arriva una telefonata e praticamente era una telefonata che confermava una richiesta che io avevo fatto ed era quella la grazia che io avevo chiesto. Era una cosa molto importante per me, fondamentale, vitale, diciamo così. Io avevo sentito l'odore di violetta e l'odore di violetta si sente, Padre Pio te lo fa sentire, quando una grazia sta per arrivare. Allo stesso tempo però sapevo che quando si sente odore di alcol etilico, indica che ci deve essere un ospedale, ci deve essere un'operazione, c'è una malattia, insomma. Io mi sono detta, strano però che io ho sentito questo odore, perché mi è stato detto che non mi dovevo operare, che insomma era tutto sotto controllo, eccetera, eccetera. Però io quell'odore l'avevo sentito. Sono passati quasi 3 anni e io però mi sono operata. Padre Pio con quell'odore mi ha voluto avvertire del fatto che io comunque avrei dovuto operarmi. E il chirurgo poi, come ho detto, alla fine mi disse, dopo l'operazione, che tutto sommato, effettivamente, quella probabilmente era stata una buona scelta, perché poi avrei potuto avere dei problemi che mi avrebbero potuto portare ad esempio ad avere una colica improvvisa, eccetera, eccetera. Insomma, i segnali io li avevo avuti, li ho colti, ma non sono speciale. I segnali potete coglierli anche voi. Semplicemente dovete avere però, dovete imparare ad ascoltare. E un modo per imparare ad ascoltare è appunto o la preghiera per chi crede, e non deve essere per forza una preghiera cattolica, si può credere in tutte le religioni che si vuole, oppure la meditazione. Bene, come dicevo prima, spero che questo video vi sia stato utile e con questo vi saluto. Se il video vi è piaciuto, appunto, credete che sia utile, per favore mettetemi un like. Grazie a chi si è iscritto, vi siete iscritti in molti ultimamente, io vi ringrazio tantissimo. E se mi stai guardando e ancora non ti sei iscritto al mio canale, però questi miei video, eccetera, in qualche modo ti servono, ti piacciono, ti fanno un po' di compagnia, per favore iscriviti. E ciao e alla prossima.